Ciao a tutti, allora sto realizzando una nuova incastonatura netted e quindi approfitto per mostrarvi tutti i passaggi appunto per realizzarla. Io ho realizzato intanto una fascetta naturalmente e ho preso il mio cabochon che voglio incastonare. Allora, nel momento in cui decidiamo di fare un'incastonatura con la tecnica netted, c'è una prima cosa essenziale da decidere che è l'ampiezza della nostra fascetta. E mi riferisco al caso in cui stiamo realizzando un'incastonatura con la tecnica Netted che prevede l'uso di perline che abbiano tutte la stessa dimensione. Quindi nel mio caso io ho utilizzato soltanto perline 11-0, rocaille. Vi dicevo che una delle cose essenziali è l'ampiezza della nostra fascetta, quindi il numero di asoline di cui è composta. L'ampiezza di questa fascetta naturalmente deve essere in relazione al bordo del nostro cabochon. Ci tengo a specificare che questa incastonatura che vi sto proponendo non l'ho copiata dal libro di Diane Fitzgerald, ma l'ho revisionata personalmente perché lo schema che la Fitzgerald proponeva era in relazione proprio ad un cabochon. E per essere precisi, un cabochon deve avere una forma per cui la parte della base deve essere piatta, mentre la zona frontale deve essere completamente bombata. Come in questo caso, ad esempio. Questo è un cabochon che acquistai da Rose Buglia diverso tempo fa, dal suo sito. Non l'ho ancora lavorato. E come vedete, questo è proprio un cabochon retro piatto, davanti invece bombato. Per esempio, i rivoli Swarovski vengono chiamati cabochon, ma in realtà non sono dei cabochon perché non hanno i requisiti per essere chiamati tali, però diciamo comunque la funzione è quella di incastonarli, quindi gli viene dato quel nome anche per suggerire, diciamo, l'utilizzo che se ne può fare. Quindi vi dicevo, vi sto presentando una tecnica che ho sviluppato io personalmente facendo delle prove. Vi parlavo dell'ampiezza della nostra fascetta netted, che deve essere, secondo la mia esperienza, nel momento in cui utilizziamo perline tutte della stessa dimensione, vi dicevo che l'ampiezza della nostra fascetta non deve essere eccessivamente più grande del bordo del nostro cabochon, cioè nel momento in cui noi posizioniamo il cabochon sulla nostra fascetta, dobbiamo vedere spuntare dai margini del nostro cabochon solamente quelle zone a raggi. Quindi queste zone singole della nostra fascetta netted. Quindi è importante che la zona delle asoline sia strettamente collegata al bordo del cabochon e non invada di molto la parte posteriore e frontale del cabochon. Altra cosa importante naturalmente è la lunghezza di questa fascetta perché deve avvolgere tutta la circonferenza del nostro cabochon. Io in questo caso sto incastonando un cabochon da 40 mm, ho fatto una fascetta con delle rocaglie 11-0 e per raggiungere la lunghezza corretta per incastonare il mio cabochon dovete realizzare una fascetta in netted che presenti da entrambi i lati 29 di questi raggi singoli. Se voi li contate, sono 29 sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Però poi naturalmente questa è una misura che può andare bene per un disco che abbia il diametro 40 mm. Se avete ulteriori diametri dovete fare delle prove. Però nel momento in cui fate delle prove e quindi cercate di capire se la circonferenza della vostra fascetta è abbastanza lunga per avvolgere completamente il vostro cabochon, dovete considerare che dovete lasciare un piccolo margine vuoto. Perché questo piccolo margine vuoto si riempirà con i passaggi necessari per collegare le due estremità della fascetta. Quindi, nel caso abbiate un cabochon che ha dimensione differente, io vi consiglio di posizionare la fascetta in questo modo intorno al cabochon e una volta posizionata dovrete essere sicuri di lasciare un piccolo margine che deve essere circa di questa dimensione. Naturalmente sarà difficile che riusciate al primo colpo, è possibile magari con un po' di esperienza, però mettetevi l'anima in pace, probabilmente dovrete fare più tentativi, ok? Quindi una volta stabilita l'ampiezza e la lunghezza della vostra fascia, andiamo a fare gli ultimi passaggi che sono necessari per chiudere le due estremità. Come avete visto, io ho terminato la mia ultima fila e sto uscendo nella parte inferiore del lavoro. Inserisco sul lago le mie due perline rosse e la perlina metallizzata, perché sono i colori che ho scelto, e li porto alla base del filo. Poi inserisco sul lago una perlina bianca
e rientro con l'ago nelle prime due perline che incontro. Fino a qui non ci sono cambiamenti. Adesso invece di inserire tre perline sull'ago, andiamo ad inserire una sola perlina, nel mio caso rossa, e la porto alla base del lavoro. Adesso devo congiungere le due estremità, quindi porto da quest'altro lato l'altra estremità e in poche parole dobbiamo lavorare considerando che la nostra perlina di centro del gruppo di 3, invece che inserirla sul lago, le andremo a prendere sull'altra estremità di filo in modo da creare questo collegamento. Quindi, una volta inserita la prima perlina sul lago, dobbiamo andare ad individuare su quest'altro lato della fascetta, quello libero, quello iniziale, la perlina centrale del gruppo di 3, che nel mio caso è esattamente questa. Inserite l'ago e tirate il filo. Poi di nuovo sul lago inserite una nuova perlina rossa e questa volta dobbiamo tornare ad inserire l'ago nella parte della fascetta sottostante, quella da cui siamo partiti, quindi la parte finale del lavoro. E dobbiamo andare a inserire l'ago nella terza perlina del gruppo di 3, così come abbiamo fatto per tutti i passaggi fino adesso. Non so se mi sono spiegata, giro il lavoro per farvi vedere meglio. Vedete? Io comunque alla fine sul lago non ho inserito il mio gruppetto di 3, ho inserito una prima perlina, poi ho inserito l'ago nella perlina centrale, sfruttando quindi la perlina dell'altra estremità, poi ho inserito una nuova perlina sul lago, quindi a questo punto il mio ago è passato attraverso tre perline e quindi procedo seguendo lo stesso ragionamento che mi ha portato a terminare la fascetta. Rientro con l'ago nella perlina centrale del gruppo di 3, della solina successiva che incontro e tiro il filo. In questo modo, vedete, si viene a creare una solina. E adesso vi faccio vedere lo stesso passaggio di nuovo perché dobbiamo ripeterlo. Una perlina sul lago, non tre. Andiamo a sfruttare la perlina centrale che si trova su quest'altro lato, che è poi la parte iniziale del lavoro. Tiriamo il filo, poi inseriamo una nuova perlina sul lago ed andiamo ad entrare nella perlina centrale della solina successiva. Così come abbiamo fatto fino adesso. E anche qui tiriamo il filo. E in questo modo abbiamo creato anche la seconda solina. Adesso per chiudere il lavoro dobbiamo soltanto realizzare l'ultimo raggio. Quindi andiamo ad inserire sul lago due perline rosse e una metallizzata e le portiamo alla base del lavoro. Poi sul lago inseriamo una perlina chiara e rientriamo nelle prime due perline che incontriamo, la metallizzata e la rossa. L'ultimissimo passaggio è quello di chiudere questa asolina che stiamo creando, quindi inseriamo una nuova perlina rossa sul lago ed entriamo nella terza perlina, contando dalla metallizzata naturalmente, che poi sarebbe sempre la perlina centrale del gruppetto di 3. In questo caso il gruppetto di 3 è formato da questa, questa e questa. Guardate, alla fine è più difficile a dirsi che a farsi. È un qualcosa che avendo il lavoro tra le mani viene da sé, è proprio istintivo. Anche perché il ragionamento con cui si procede è sempre lo stesso, quindi vi assicuro che è tutto molto semplice. Arrivati a questo punto, possiamo scegliere di chiudere il lavoro oppure possiamo continuare a lavorare il nostro cabochon utilizzando il filo che abbiamo, andando appunto a lavorare questi raggi che si trovano ai lati della nostra fascetta, in modo che si chiudano sul lato frontale posteriore del nostro cabochon, del nostro disco. Per sapere come chiudere il lavoro o aggiungere del filo, per proseguire con la vostra lavorazione, vi rimando al tutorial precedente che ho fatto proprio per realizzare una fascetta netted, dove vi ho mostrato benissimo tutti i passaggi. Adesso, per chiudere la nostra incastonatura, quindi chiudere questi raggi in modo che vadano a racchiudere il nostro cabochon, non dobbiamo fare altro che portarci con il filo all'altezza dell'ultima perlina di ogni raggio. Vedete, io sono uscita dalla perlina bianca. Poi inserite sul lago una perlina sempre 11-0 del colore che desiderate ed entrate nella perlina successiva. E ripetete questo passaggio fino a terminare il giro. Poi tirate bene il filo e vedrete che l'incastonatura si chiuderà. A questo punto inserirete all'interno dell'incastonatura il cabochon e rifarete le stesse operazioni esattamente anche dall'altro lato. E in questo modo l'incastonatura netted è terminata. Sta soltanto a voi e alla vostra creatività trovare un modo per decorarla ulteriormente. Questo è il risultato finale, quando poi avete inserito tutte le varie rocaille tra i raggi, diciamo, chiamiamoli così, sia da una parte che dall'altra.
Quindi l'incastonatura, diciamo, di per sé è completa. Adesso sta a voi lasciarla così o magari decorarla ulteriormente. Io spero che sia tutto chiaro, vi assicuro che è più difficile a dirsi che a farsi, quindi non vi spaventate dalle spiegazioni, provate e vedrete che non è così complicato come sembra. E niente, ci sentiamo al prossimo video. Ciao, ciao ciao!